Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nella rubrica di Interazza con Vaila Guanci. Oggi parliamo della storia del cactus. I cactus sappiamo che vengono da zone aride, calcaree, rocciose, desertiche, semidesertiche, ma noi siamo in Europa, quindi questi cactus qua, come ci sono arrivati? Partiamo con il dire che purtroppo non sappiamo, non siamo in grado di dire da quanto tempo i cactus sono presenti sulla Terra, poiché non abbiamo resti fossili. Ma abbiamo alcune storie, alcune leggende, alcune testimonianze che risalgono al 1400-1500, soprattutto con la scoperta dell'America. Quindi abbiamo varie testimonianze, per esempio fra di missionari spagnoli nelle Indie, ovvero l'America del Sud, che ci raccontano che c'erano alcune popolazioni indigene che si mettevano in connessione con l'aldilà, avevano delle visioni, andavano in trance facendo utilizzo di bevande o cibi a base di cactus. In realtà all'inizio si pensava che questi cactus fossero dei funghi. Sappiamo tutti la storia del funghetto messicano, il funghetto allucinogeno. Non era un fungo in realtà, è un cactus che ha dentro una sostanza chiamata mescalina che dà proprio queste allucinazioni. Ed il primo a parlarci di questa usanza indigena è stato Fra Bernardino da Sahagún, spagnolo, missionario in missione evidentemente nella missione dell'evangelizzazione dei paesi sudamericani. Si dice tra l'altro che fu proprio Cristoforo Colombo a portarci il primo esemplare di opuntia, ovvero il fico d'India, in Europa, quindi siamo verso sempre il 1500, ma anche Bartolomeo Diaz e Vasco de Gama, sempre nelle loro rotte verso le Americhe, sono stati in grado di portare in Europa i primi esemplari di aloe vera e i tanti tipi di aloe che conosciamo e che vedremo sempre insieme, ma anche di Aworthia, presi dalle Afriche. Durante il 500 quindi i cactus iniziano a fare la prima comparsa nelle classificazioni di storia naturale. Tra il 1600 e il 1700 si fanno proprio delle vere classificazioni di botanica grazie anche a Carlo Linneo, medico e botanico del tempo. Carlo Linneo, padre della moderna classificazione botanica, quindi inserisce nel suo catalogo e nella sua classificazione scientifica della natura i primi esempi di cactus. Siamo tra il 700 e l'800 e il cactus diventa una vera e propria moda. I più abbienti, le classi più nobili, fanno proprio a gara a chi possiede nei loro giardini rocciosi gli esemplari più particolari, più rari, dalle forme più stravaganti, e se non ne hanno a disposizione nei loro giardini, creano vere e proprie spedizioni per acquistarle. Arriviamo finalmente al Novecento, dove si scrivono delle vere e proprie opere sul mondo delle cactacee, sia per cactofili e non, quindi sia per i più appassionati e per i più esperti, ma anche per chi magari ha le prime armi. Vi consiglio Il mondo delle cactacee, che è destinato a un pubblico veramente variegato. Nella prossima puntata vi svelerò i piccoli punti essenziali che dovete seguire per coltivare al meglio i vostri cactus. Grazie, alla prossima!